Questo è il primo video che monta Reda. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, siamo un po' assonnati perché è tardi, a parte 1:40 di notte e noi stiamo registrando un video. E calcolate, stasera mi è venuto il torcicollo. Il torcicollo. Troppo freddo, torcicollo, ma riesco a muovere, lo fa così per me. Non lo so, oggi stava... Stava al ristorante fa... Un bicchiere d'acqua. Era finita l'acqua, allora, no? Fa così. Cioè, la cameriera... La scena faceva troppo di... La cameriera ha preso per mongo spazio, cosa la dico? Perché? Sushisu. Eh? Suzuki. Mamma mia, e quindi... Madonna. Mi sento freddo così. Sento freddo le gambe. Mamma mia, raga. Che dolore. Se commentate qui sotto se conoscete qualche rimedio contro il torcicollo. Comunque oggi siamo stati a Lucca Comics. Vedirò. Tutti. Ma aspettavo de meglio. Cioè tutti quanti mi parlavano bene, cioè c'erano recensioni positive, diciamo, ma alla fine non c'era tutto quel granché. Esatto. C'è un botto di soldi. Io c'avevo il treno, no, perché parliamo. Ah, no, partiamo proprio dall'inizio. Dall'inizio, ok. Sì. Dovevo venire qua io stamattina. Parla della tua impresa. Dopo io parlo della mia. Stamattina dovevo venire io tranquillamente e mi dovevo incontrare con Anthony a Firenze per poi andare a Lucca. Io sarei tornato in serata e Anthony avrebbe dormito qua. Soltanto che poi Anthony se ne esce ieri sera. Ma che ci andiamo a fare a Lucca? Così bla bla bla, ho detto no, sì, non si può pisciare ormai. Allora ho detto vabbè, allora fammi venire pure Reda. Non vi spiego altro, raga. Vi spiega Reda perché mi ha fatto ridere. Allora, inizia col presupposto. Quale treno devi prendere e a che ora ti devi svegliare? A parte quello, allora, diciamo che praticamente in quella notte, diciamo, c'era il cambio d'ora. Cioè, quindi doveva essere... Dall'ora solare si passava all'ora legale. Quindi un'ora in meno. Io ero qui. Però dormi un'ora in più, eh? Lui mi ha detto, guarda Reda, c'è un'ora in più, non è un'ora in meno. Sì, un'ora in più nel senso dormi un'ora in più, quello intendevo. Vabbè, però a me mi ha fatto confondere a me. Perché io mi metto a dormire tipo alle 2 e mi sveglio alle 3:30. Convinto che fosse... Che poi fai ridere? Alle 10 te ne sei andato perché volevi dormire. Sì, però non ci sono riuscito. Vabbè, mi sveglio alle 3:30 convinto che fossero le 4:30, perché ho visto su internet che c'era scritto 4:30, non so perché. E vabbè, mi preparo tutto. Io avevo il treno a Termini alle 6:03 di mattina. Cioè, quindi dovevo diventare Goku e fare il teletrasporto per arrivare a Termini. Cioè, capite quello che devo fare? Ma alla fine non ce l'ho fatta via quello delle 6:03. Cioè, ha perso. Ho preso quello delle 7:28 e sono arrivato, se non mi sbaglio, alle 10:57 a Firenze. Cioè, io dovevo essere l'ultimo che arrivavo, invece sono stato il primo perché il treno di Anthony è ritardato. Quindi ho aspettato lui. E poi abbiamo aspettato tipo mezz'ora lui. Che ci posso fare? No, però non è questo il trucco. È come ci sei arrivato. Ci sono arrivato. Alle 5:30 ho preso il trenino da Ostia e sono arrivato a Piramide. A Piramide ho preso il treno, linea B, che mi portava a Termini. E siccome ero arrivato un po' in anticipo, alle 7, diciamo, mi sono fermato un attimo ad un posto a prendermi un cappuccino. E quel cappuccino mi è durato fino alle 4 del pomeriggio. Nel senso che lui non ha toccato più cibo né acqua. Perché ho fatto esattamente 5 ore di viaggio con un'ora di sonno. Un'ora e mezza, diciamo. Mamma mia. Di sonno. Che matto che sei, sei proprio scocciato. E in panza c'avevo solo un cappuccino. Cioè un cappuccino ti può durare massimo mezz'ora. Non so quanto le dura. E pisci e va via. Cioè vabbè, morale dalla favola è che io dovevo tornare... Cioè dovevo tornare in serata. E non sono più tornato, cioè ho pisciato... Il business, in freccia rossa. Cioè, quando mi ricapita? Mai più. Mamma mia, raga, mi giuro. Ma pure sta serata era molto no senso. Siamo usciti a random. Ma poi i taxi!
Non si trova unità. Mamma mia, è tutto incriccato questo qua lui. Che poi sta a un hotel, raga. No, Lo sfizio. non quello, cioè. Vabbè, non specifico. Ah, proprio davanti a... Guardie. Dico solo guardie. Ah, Ah, proprio che... c'abbiamo il Mac davanti, raga. Cioè, te apri la finestra di camera di Anthony, esci e ci sta il Mac. Va bene che esci Perché? dalla finestra. Cioè, Perché ci apri la... puoi uscire? Ma si apre tutto, non si chiama porta finestra? No? Non si usa. Oggi è stato proprio il panico. E poi, ragazzi, calcolate, io all'andata, alla fine ho dovuto prendere il taxi, lo sai? Da Piramide a Termini. Lo sai perché? Perché a Metrobia l'hanno chiusa. Perché quando stiamo registrando solo è il giorno in cui c'è stato l'ennesimo terremoto a Roma, Grazie. raga. E raga, noi non possiamo altro che dire che stiamo tanto vicino alle famiglie. Se Queste so cose. accaniti sul centro Italia, cioè non so chi ci sta lassù, però se è accanito col centro Italia. Cambiamo discorso, almeno non è troppo triste. Noi siamo arrivati a Lucca, alle... A che ore sono A l'una e arrivati a Lucca? mezza, se mi sembra giusto. All'una e mezza. Poi siamo andati subito in hotel. Vabbè, tanto credo avete visto il vlog, perché questo uscirà dopo il vlog, penso. No, non pensare, è giusto. Questa è uscita col vlog. Penso dopo il vlog. Beh, siamo usciti dalla stazione, gente mascherata, jogger, Harley Quinn, Ma pupazzi, comunque pure a Romix ho visto un orsacchiotti. botto di gente vestita da Harley Quinn. Che Non poi ci sapete. fosse una che si è vestita bene da Harley Quinn, che ci ha azzeccato il vestito. No, vabbè, ci provano. Io apprezzo i loro sforzi. No, Però non ci riescono. però, cioè, ci provano almeno. Ah, che poi quest'anno, la novità di quest'anno del Lucca Comics è che c'era il pala youtuber, si chiama pala youtuber. Il pala youtuber, che in pratica Sì, raga. fino ad oggi non c'è stato, non erano mai stati invitati i youtuber. Una fiera in cui ricopre tutta la città che io non ho mai visto cose nuove per me. Cioè che proprio quando esci dalla stazione vedi tutta gente mascherata che inizia a camminare dappertutto. C'è stato Zozzo Paninaro che ti vende il panino a 5 euro a Ozzozzo salame. Paninaro, Zozzo che Paninaro. sarebbe Panino Teche, quella all'aperto, Poi che gente che deve andare alla va, gente che zozzeria. oh, mamma mia, gente che corre, queste cose. È un ambiente fantastico, Non si cioè. trova un taxi, No, perché non si c'era trova. un taxi parcheggiato, però non era, non, dentro non Ah, c'era un dentro c'era conducente. nessuno. E Era un noi. cosplay pure Io stavo lì così ad aspettare il taxi che quello. partiva, però Prenotando. non è mai arrivato nessuno. Però c'è un Che poi a ambiente. ste fiere non capisco mai, ci stanno quelli là, magari. Uno non si può travestire da poliziotto. Non capisco mai se un poliziotto è vero o Infatti, no, falso. io mi confondo con i militari. Botto i militari, tutti i militari Call of Duty, ma che vi imitate? Ti dirò, a me non mi è piaciuto Vabbè, a me non mi è piaciuto parlare youtuber perché alla fine. tanto. Cioè, Perché era un po' perché, isolato no, dalla fiera. questo è tutta Lucca, no? Qua ci sta la città, con Cioè, dove tutto sta il la fiera? Lucca Comics. E qua Poi, sta. fai una bella strada, C'è ci stava sta pala youtuber. una navetta che ti ci portava dalla Però, stazione, però era sempre troppo, piena. troppo. Era. Cioè, dalla stazione penso che erano Vabbè, 20 minuti. l'unica cosa che non mi è piaciuta di Lucca Comics parla youtuber perché sta proprio in quelle Stava monti. lontano, raga. Cioè, non c'entrava Cioè, niente la fiera, era come se fosse una cosa a parte. dalla fiera di Lucca Comics 2 km. Cioè, raga, se doveva fare un ponte. Non c'è senza Quello. marciapiede. Là morivi, là si moriva, raga. La sera abbiamo fatto qualcosa, c'era un concerto, se non mi sbaglio, dei giapponesi, filippini, non so che Ah erano. sì, qua cantano. I giapponesi, i coreani erano Ma che ne tipo. so? Ma io pensavo che stavano a cantare tipo alle 2 di notte, ma Mamma mia, erano tipo le poi abbiamo 10. iniziato a fare i giretti e a chiedere a gente dove c'era più movimento. Abbiamo conosciuto un botto di persone. Però dai, Io voglio ma... salutare Ettore. Sei proprio. Ti prego, voglio che mi guardi sto video. Mordi. Perché mordi? Che Voglio. mordi questo video? Voglio che guardi sto video. Te prego. Ciao Ettore. Se stai guardando sto video, Basta cioè. la voce che c'è gente che dorme dopo ci rompe il Pure cazzo. io vorrei Tac, dormire tanto, tac, tac. Ercola. Però voglio prima registrare il video. Perché? Perché ci piace, non per fa soldi. Tutte e due. Oddio. C'è sta sto frigo bar che lo svuoterai Io tutto. non vedo l'ora di arrivare sei così faccio una bella colazione. Ok. Ora ci sta alle 7. La colazione è Sei e dalle mezza. 7.
No, non è più per culo. Dalle 7, sì. Guarda, dalle 7 alle 10 e mezza. E noi a che ora dobbiamo partire? Alle 7. Ai 7, puntuali. Va bene, ragazzi, questo è il video cornetto, si conclude qui. Quindi se vi è piaciuto il video lasciate un piccolo like qui sotto, commentate con altri argomenti che potremo affrontare in un prossimo video del genere. Tipo dei problemi, noi ne parliamo. Ma perché dei problemi? Delle cose belle mi piacciono. No, io dei problemi, te delle cose belle. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, seguiteci su tutti i social, Instagram, Facebook, Twitter. Snapchat e condividete soprattutto su ogni social network. Vabbè ragazzi, il video finisce qui, ci vediamo al prossimo video. Vabbè, ciao, ciao. Prada. No, no, dai, dormiamo. Dormiamo così proprio. Ma io il collo, scusa, il collo, scusa, il collo. No, chi si muove più? Cucciolo mi sta toccando. Ah sì, tocca a te. Ciao.